Io penso che da un certo punto in poi l'elettorato di Grillo si è riempito di voti di centrodestra. Il risultato di Parma è clamoroso da questo punto di vista. È chiaro, lì proprio c'è stato un trasferimento armi e bagagli del centro. E i risultati di sostanziale tenuta della sinistra nei sondaggi che vediamo ci fanno capire che non è che poi prenda tanto da lì, perché tutto sommato la sinistra PD più Vendola arriva a quel 33-35 che ha sempre preso anche, diciamo, nei momenti migliori il Partito Comunista. Quindi non è che... Io penso che ci sia molto questo elettorato qua, quindi molto dei risultati futuri di Grillo dipenderà da quanto il PDL sarà capace di riprendere quell'aria di partito che cambia le cose, che ha completamente smarrito. Guarda, il caso di Parma è un microcosmo, sono andato lì, ho parlato con persone dei vari... Lì c'è è una situazione molto particolare, mi ha molto impressionato che Ubaldi, che era ex democristiano, poi ex certo. PDL, adesso il candidato dell'UDC, sì, mi abbia detto, e che ha contribuito anche lui, insomma, dice: Parma non voleva il ritorno della falce e del martello. A 23 anni dalla caduta del muro, questa cosa, oh, però voglio dire, ragazzi, il candidato del PD, che era un candidato presidente della provincia, istituzionale, che diceva: giocherò con una squadra di Serie B, ha preso una sberla del diavolo, cavolo. Non è che hanno portati là con gli autobus a votare, no. È impressionante. Lì quindi è un voto particolare, adesso non si può generalizzare. È anche un voto antisinistra, non c'è dubbio. Ah, beh, lì, punto di nella vista, situazione particolare, sì, due cose brevissime. Una è che queste polemiche sulla democrazia interna mi sembrano mal poste, perché... questi non hanno mai detto di essere un partito tenuto a democrazia interna. Io non capisco Fabia perché si stupisce. Fabia, per diventare consigliere regionale, ha chiesto l'utilizzo di un marchio in franchising a Grillo e Casaleggio, che gliel'hanno concesso. Questa è una ditta commerciale, così, da molti punti di vista, tant'è vero che gli emiliani che gli hanno fatto causa sono andati a un tribunale civile, perché, come dire, riguarda l'utilizzo di un marchio. Quindi trovo un pochino ingenuo adesso che si accorgano 5-6 anni dopo che il movimento non è un movimento democratico, perché dovrebbe essere... una grande impresa di hamburger che dice: no, io a te la licenza in franchise per rivendere i miei hamburger non te la do. È letteralmente un franchise. Infatti il povero Grillo ha risposto: sentite, se vuoi andare via, vai via. Che vuoi povero andare? Grillo, povero Grillo. La... Intanto si scaldano gli animi dei grillini. Già il 31 marzo e il 1 aprile la base ha chiesto risposte a Grillo e Casaleggio, rivela il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, Andrea De Franceschi. Risposte però che non sono mai arrivate. A sentire chi gli sta vicino appare amareggiato il comico genovese, avrebbe detto ai suoi: capisco lo stato d'animo di chi mi accusa, erano disoccupati e ora, dopo due mandati, lo statuto del movimento non permette loro di candidarsi. La consigliera comunale di Forlì, Raffaella Perini, già lo scorso aprile denunciava la poca trasparenza e democrazia in un'intervista sul web. Oggi va giù dura sull'ideologo Roberto Casaleggio, nel fuori onda di Fabia, padre padrone del movimento. Per la Perini, Casaleggio deve dire se vuole governare il movimento come se fosse un giochino sul web, e rivela che le telefonate di Casaleggio a molti esponenti sono cosa nota. C'è poi il movimento Revolution, ex grillini, che con il milionario Grillo e la Casaleggio associati non vogliono avere nulla a che fare. Definiscono Grillo un pirla dai capelli settecenteschi.